Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme il calzone alle cipolle pugliese, o meglio, ai cipollotti o sponsali. Buonissimo! Cominciate con il lessare due patate, circa 350 grammi. Ecco qua, per 20 minuti. Versate in una ciotola 250 g di farina e 250 g di semola, 10 g di sale e le patate schiacciate. Formate un incavo al centro e aggiungete 12 g di lievito di birra fresco, oppure, se preferite, 4 g di quello secco. Cominciate ad aggiungere l'acqua, sciogliete il lievito. In tutto dovete usare circa 200 ml di acqua tiepida. Impastate un po' nella ciotola e poi continuate a impastare sul piano di lavoro. Questa è la consistenza che deve avere l'impasto. Rimettete l'impasto nella ciotola, fate una croce con un coltello, coprite la ciotola con la pellicola per alimenti e fate riposare per 2 ore. Nel frattempo preparate i cipollotti. Dovete eliminare la pellicina del cipollotto. E dovete tagliare le estremità. Ecco fatto. Dopodiché tagliatelo a tocchetti. Lavate perfettamente i cipollotti con bicarbonato. Mi raccomando, cambiate l'acqua spesso. Versate l'olio d'oliva in una casseruola e aggiungete i cipollotti. Aggiungete anche 250 g di pomodorini, o quelli freschi o quelli in barattolo, e il sale. Aprite la casseruola con un coperchio e fate cuocere per circa 15 minuti. Dopodiché aggiungete le olive nere denocciolate, mi raccomando. Se usate quelle con nocciolo, mi raccomando di avvisare i commensali. Continuate la cottura per altri 5-10 minuti, fino a quando le cipolle risulteranno belle morbide. Che profumo, mamma mia! Guardate che meraviglia! Io questo ripieno lo mangerei a cucchiaiate, credetemi. Ed ecco il nostro impasto bello lievitato. Non va lavorato di nuovo, mi raccomando. Versate l'olio in una teglia, io ho usato una teglia da 37 cm, e versate 2/3 dell'impasto. Questo impasto, guardate, va lavorato nella teglia, in questo modo. Mi raccomando, create anche il bordino rialzato, in modo che il ripieno non fuoriesca. E ora potete aggiungere il ripieno. Versate un po' di olio sulla carta forno e stendete l'altra metà dell'impasto, così sarà più facile coprire poi la focaccia, mettere la sfoglia sulla focaccia. Anche per questo non serve mattarello, servono soltanto le mani. E ora adagiate questa sfoglia sulle cipolle.
in questo modo. Eliminate la carta forno, sistemate la sfoglia. Non vi preoccupate se vedete che il risultato è un po' rustico, ecco, deve essere così, tranquilli. Anche perché la pasta è molto morbida e quindi con il mattarello, se voi lo fate con il mattarello, dovreste aggiungere molto più farina e quindi la focaccia non risulterebbe più morbida. Ripiegate per bene i bordi in modo che il ripieno non fuoriesca in forno, 180 gradi, 200 gradi per 30-40 minuti. Buon appetito a tutti!